Circus dei Trofei Malossi 2010 si ritrova sul circuito del Sagittario a Latina per la terza prova della zona sud. In un finale di primavera dal meteo bizzoso, sul variegato tracciato laziale si sfidano i piloti delle categorie Scootermatic e Super Scooter Italia, Scootermatic Sud GP80. Ciascuna classe prevede, come sempre, una doppia manche con classifica finale stabilita per sommatoria dei punti. Nella Scootermatic Italia il campione in carica Mendogo ha fatto faville durante le prove, apre lo schieramento, dietro di lui sono racchiusi in una manciata di centesimi Anastasi, Sambucci e Paduano. Peccato che il romano con il numero 1 scivoli alla prima curva, fuori subito anche Baldi col suo runner a causa di un problema tecnico. Intanto guadagnano la testa di gara Paduano e La Lingua, viaggia terzo un motivato Sambucci tallonato da Anastasi, mentre da dietro prova a risalire il leader del campionato, Melone, duellando con Del Mastro. Anastasi abbassa i tempi, avvicina Sambucci e lo infila al settimo giro. In finale di gara Paduano si libera della pressione di La Lingua e si avvia alla vittoria, mentre Sambucci ripassa Anastasi al photo finish e conclude terzo. La pioggia che bagna gara 2 non rallenta lo scatto di Anastasi e Sambucci, ma il 55 di Velletri si vede strappare la seconda posizione da un aggressivo Mendogo. Il meteo peggiora, qualche scivolata rimescola le carte e Paduano va in testa, però il suo dominio è breve, perché lo infilano prima La Lingua e poi Mendogo. La direzione di gara decide di ridurre i giri da 10 a 8, così le battute finali vedono risalire Melone, che sottrae il terzo posto a Paduano, mentre La Lingua resiste alla pressione e vince lasciando a Mendogo la piazza d'onore. Dopo questa vittoria puntiamo al campionato. Sì, è dura ma ci proviamo. Dopo un contatto che fa finire fuori pista, Sciarrino viene esposta la bandiera rossa e così c'è doppia partenza per la prima finale della Scootermatic Sud. La pole di Musella davanti a Mastro Berti e D'Urso, ma è Gargiulo, il pilota che chiude la prima fila dello schieramento, a imporsi allo start a tentare la fuga. Però Musella non ci sta, dal secondo giro si mette davanti e poco dopo Gargiulo viene passato anche da Mastro Berti. A metà manche Mastro Berti è rallentato da problemi tecnici, Gargiulo ne approfitta e passa secondo. Però non riesce a liberarsi dei suoi inseguitori D'Urso e Formisano, che lo bruciano all'ultimo giro e vanno a chiudere dietro al vincitore Musella. Si corre con le gomme rain la seconda manche, che è dichiarata gara bagnata. Gargiulo parte ancora benissimo, ma ciò non lo mette al riparo dal sorpasso di Musella, a sua volta impallinato da D'Urso, che prende subito il comando. Dopo aver recuperato su Gargiulo e Formisano, al quinto giro Mastro Berti infila anche Musella. Il finale è infuocato, Mastro Berti toglie il comando a D'Urso e si avvia alla vittoria, mentre Zaccaria sorprende Musella, messo in difficoltà da un doppiato, e conquista il terzo gradino del podio. Prima volta, primo posto. Chi ringraziamo? Ringrazio la DPS, ringrazio la Fuorigiri di Formia e ringrazio i miei due fili scudieri che mi seguono in tutte queste avventure, Lillo e Lucio. Siamo in parco chiuso insieme a Riccardo Malossi e parliamo di verifiche tecniche di fine gara. Allora, le verifiche tecniche di fine gara si effettuano soltanto dopo la fine della seconda manche, dopo la quale vengono smontate le componenti punzonate oppure le componenti della trasmissione. Le componenti che vengono verificate sono diverse di volta in volta per far sì che non si vada sempre a verificare lo stesso tipo di parti, per garantire che tutti i mezzi possano correre con le stesse possibilità. Dunque le verifiche servono a far sì che i piloti rispettino il regolamento. Su quali parti ci si concentra? Il regolamento spazia su diversi tipi di componenti, quindi dal gruppo termico al carburatore, al variatore, alla frizione. Di conseguenza, visto la limitata disponibilità di tempo che si ha al finire di ogni gara, è importante verificare di volta in volta una componente diversa, quindi può essere una volta il diametro del cilindro piuttosto che il variatore e così via. Quali sono i veicoli che vengono verificati e in base a quali parametri li selezionate? Sono il primo e il secondo della classifica sommatoria punti e un terzo che viene invece estratto a sorte, questo per garantire che dal terzo fino all'ultimo partecipante possa essere selezionato un pilota qualunque, affinché si possa verificare che tutti quanti abbiano le stesse possibilità di vittoria e rispettino tutti il regolamento.
Nella GP80 Francesco Pellegrino firma l'ennesima pole della stagione, rifilando un paio di secondi a Costabile, il più efficace degli inseguitori. Nelle prove è andato bene anche Barbato, terzo in griglia davanti a Chianesi. Il salernitano emerge sin dalla partenza liberandosi dal gruppo, Costabile insegue a distanza ma controlla bene gli attacchi di Chianesi, a sua volta tallonato da Ciampa. Mentre nelle retrovie lottano Mastro Simone, Greco e Sansanelli, Barbato è ipotecato la quinta posizione. Invece per la terza piazza è Bagar sino al penultimo giro, quando Chianese mette a segno un sorpasso su Ciampa e va a podio dietro a Costabile e all'imbattibile Pellegrino. In gara 2 parte forte Barbato, ma Pellegrino come al solito prende il volo e distanzia gli avversari. Al terzo giro Costabile passa Barbato e si impossessa della seconda piazza, mentre dietro Ciampa recupera su Mastro Simone. Presto però riemerge Chianese, che fa un settimo giro da record, supera Barbato e Costabile. Nella tornata seguente Costabile si ritrova fuori dai giochi a causa di una scivolata e così nel finale le posizioni sono definite. Pellegrino taglia il traguardo in tutto relax, seguito da Chianese, Barbato e Ciampa. Dedichiamo questa ennesima vittoria? La dedico a un mio amico che è sempre nel mio cuore.